Non c'è calciomercato per questo Milan. Non c'è, non c'è. Mannaggia Leonardo e Gazzidis. Buonasera amici dello Zoccolo Duro. Buonasera. Sto andando a fare l'asta del fantacalcio. Vi avevo l'asta di riparazione. Vi avevo promesso un video in più nel pomeriggio sul calciomercato del Milan, perché sono molto arrabbiato. Oggi non ne ho parlato perché comunque l'Inter ci ha dato soddisfazione, ci ha fatto sorridere per tutta l'intera giornata, quindi ho detto vabbè dai, oggi faccio il video sfotto sull'Inter, non parlo del calciomercato. Poi volevo fare un video a parte che è questo. Ragazzi, sono molto arrabbiato, molto molto arrabbiato, perché non abbiamo fatto niente. L'unica cosa positiva in tutta questa situazione è che non hanno fatto niente neanche le altre. Il Napoli non ha comprato niente, anzi ha ceduto Rogue in prestito, per il resto non ha preso niente. L'Inter non ha preso niente, ha preso sto Cedro qua a mezzo milione di euro in prestito. La Roma non ha preso niente, la Lazio ha preso Romulo. E fondamentalmente diciamo che l'Atalanta non ha fatto niente. Le nostre avversarie non si sono rinforzate, per fortuna, perché questo non è un merito di Leonardo e Gazzidis, per fortuna che le altre non si sono rinforzate. Ma noi, cioè ragazzi, parliamoci chiaro, Paquetà l'avevamo preso quest'estate e Piontek l'hai dovuto prendere perché ha dato via Higuain, quindi adesso ha fatto la doppietta, fortissimo, sono contento eccetera, però di sicuro non ci siamo rafforzati, anzi in teoria sulla carta ci siamo indeboliti, ovvio più Paquetà, perché Paquetà comunque è vero l'abbiamo preso quest'estate, però non l'abbiamo utilizzato fino a gennaio, quindi ovviamente Paquetà ci ha rinforzato, ma si è rotto Buonaventura tutta la stagione, quindi l'hai preso per coprire Buonaventura. Cioè adesso in fascia con chi giochiamo? Con Çalhanoğlu e Borini fino alla fine dell'anno. Serviva un'ala. Se Leonardo e Gazzidis e anche Paolo Cuore di Drago, dato che c'è dentro anche lui, si fossero mossi prima, a quest'ora qualcosa portavamo a casa. Per esempio Muriel, pensate se prendevamo Muriel e Piontek. Allora era un altro mercato. Allora andavi più sereno verso il quarto posto. Noi serviva uno così, serviva un Muriel. Se tu ti svegliavi prima, perché tanti dicono Muriel ha rifiutato il Milan, cazzate, semplicemente siamo arrivati tardi perché aveva già l'accordo con la Fiorentina. Ma se la arrivi tardi come società, la colpa è tua, la colpa è tua. E soprattutto, oltre che non l'hai preso, non hai preso nessun altro, quindi non avevi nemmeno il piano B. Cioè il mercato, ragazzi, va preparato prima. Non è che devi arrivare all'ultimo giorno di mercato a cercare i saldi dell'ultimo minuto, che poi le squadre non ti danno i pezzi pregiati al 30 gennaio perché non hanno tempo di sostituirli, ovviamente. Quindi ti devi muovere prima in modo tale che le squadre si possano coprire. Quindi ragazzi, voto zero a questo mercato, voto zero. Ci siamo, anzi, voto zero, voto 5 perché sarebbe stato 0, siccome hai avuto un problema comunque colpa tua, perché il problema Higuain è comunque colpa della società. Gira voce che da quando è arrivato Gazzidis hanno fermato Ibra. Ricordiamoci che noi dovevamo prendere Ibra e invece non hanno preso nessuno. Dovevamo prendere il terzo attaccante, non abbiamo preso nessuno. Tutta sta storia di Higuain sembra che ci ha fatto dimenticare che noi dovevamo fare mercato e invece non l'abbiamo fatto. Poi io dico da giugno che noi arriveremo comunque a quarto posto perché abbiamo una rosa pari alle altre, anzi forse meglio, e riguardo le romane, l'Inter e l'Atalanta eccetera, perché io metto l'Atalanta, lo mettevo già quest'estate al pari da come gioca e senza le coppe soprattutto, perché le altre adesso avranno le coppe, la Roma avrà le coppe, avrà ancora la Champions da giocare, l'Inter ancora l'Europa League, il Napoli ancora l'Europa League, che il Napoli che io comunque lo do già nelle prime, la Lazio ancora l'Europa League. Rimaniamo noi senza le coppe, l'Atalanta senza le coppe, la Sampdoria e la Fiorentina non le metto perché comunque non lotteranno per la Champions.
Quindi alla fine anche questo influirà sul risultato finale. Per quello dico che secondo me l'Inter, io sarei preoccupato, fossi un tifoso interista sarei molto preoccupato, perché loro adesso hanno le coppe, quindi giocheranno in 3 giorni, hanno una polveriera, tanti scontenti, vediamo come va a finire. Anche loro non hanno preso niente, però lasciando perdere loro, ragazzi, non abbiamo comprato niente. A giugno potevo perdonare Leonardo perché ha avuto 20 giorni per fare il mercato, 20 giorni, e quindi ha fatto quello che ha potuto, che poi comunque anche lì la Xalt l'hai preso, fallo giocare, ogni tanto fallo giocare. Sinceramente sto ragazzo male non ha mai fatto, fallo giocare, è un terzino, fallo giocare. Anche se Rodriguez si riposa, una volta non succede niente se si riposa al Leone, che io, sapete, lo difendo, non sono uno di quelli che, lo attacca, però non è che sto... che ci abbiamo Cancelo, cioè anche se qualche volta non gioca non succede niente, può giocare tranquillamente l'Axal. Quindi ragazzi, adesso si fa dura, domenica andiamo a giocare contro una Roma indemoniata perché ha preso 7 pere, quindi lì o si sfascia tutto oppure si ricompattano, e di solito queste partite servono per ricompattarsi, giocano in casa, noi comunque arriviamo abbastanza bene, però vai a giocare lì a Roma, quelli quando giocano sono dei pazzi, che magari vincono 3-0 e si fanno pareggiare, ma quando giocano. Il problema è che noi non abbiamo quella potenza offensiva di andare a pareggiare 3 gol così, soprattutto per come gioca Gattuso. Quindi vediamo, la vedo dura. Io sono scontentissimo di questo mercato, sono arrabbiato, vorrei dire anche al signor Gazzo Gazzidis che lui è arrivato, non ha voluto Ibra, ha deciso lui che Higuain non sarebbe stato rinnovato ed è per quello che poi Higuain è andato via, così gira voce, se è vero non lo so. Vorrei dire al signor Gazzo Gazzidis di partire dal presupposto che lui non ha vinto niente, non è che arriva avendo vinto Scudetti e Champions League, lui non ha vinto niente da quello che so io, di conseguenza lui non è che arriva e noi lo vediamo come l'uomo dei miracoli osannato, perché a me del fatturato non me ne frega niente, a me non mi danno un euro, anzi sono io che pago per andarli a vedere. Quindi il fatturato serve, fondamentale in una squadra per vincere Scudetti e Champions, non che serve il fatturato punto, perché l'Arsenal c'ha il fatturato ma non vince un cavolo, e a me non me ne frega niente di fare la fine dell'Arsenal. Chiaro, Gazzo Gazzidis? Inizia a metterti nella testa che l'obiettivo non è il fatturato è un mezzo per arrivare all'obiettivo, e l'obiettivo è vincere le Champions League e i campionati, non fare fatturato, perché il fatturato te lo vai a fare nelle tue aziende, se le hai, che manco lo so, chiaro? No, meglio dirlo prima, perché poi, sai come si dice, patti chiari e amicizia lunga pure con te, è volato, eccomi qua. Hai visto la fine che farai, Gazzo, se non fai quello che dico io? Fai la fine del telefono sotto i piedi, finisci. Quindi malissimo per questo mercato, e vi dirò di più, d'ora in poi se dovessimo giocare male o non vincere, non me la prendo più con Gattuso, ma me la prendo con la società, con Leonardo Gazzidis e anche con Paolo, cuore di drago. Perché adesso la colpa è vostra che non avete rinforzato la squadra, perché almeno un esterno lo dovevate prendere, senza contare il centrocampo, che mi venite a dire che torna Biglia, quello già ancora deve tornare. Poi per come Gattuso, che dopo che uno è tornato ci mette 2 mesi per farlo giocare, poi al posto di chi lo metti Biglia? Lo metti se manca uno tra Kessié e Bakayoko, se no dove lo metti Biglia? Dove lo metti? Chi metti panchina? Paquetà? Ti tiro una testata proprio nel setto nasale se ci provi. Quindi me la prenderò con la società, ve lo dico, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi allo Zoccolo Duro, bravi, vi state iscrivendo, bravissimi, stiamo crescendo, mettete un bel like e ditemi la vostra. Ma non è che c'è molto da dire, che poi tra l'altro io dico ditemi la vostra, ma cosa mi dovete dire pure voi? Non abbiamo comprato nessuno. C'è qualcuno che è contento del fatto che abbiamo sostituito Higuain
e abbiamo preso Pacchettello, ritiene un mercato? Quello era, cioè, volevi anche non sostituirlo? Non lo so, volevi anche non sostituirlo? Mi sembra il minimo. Hai perso, hai puntato tutto su un giocatore che si è comportato come si è comportato, ma quando le cose non vanno bene, le colpe sono sempre da tutte e due le parti. Sicuramente è colpa di Higuaín, sicuramente. Però io ci do la colpa anche alla società per come l'ha gestito e per come sono andate le cose, ok? Perché poi bisogna vedere gli accordi, quello che sono, non è che sappiamo sempre tutto noi, eh. Quindi quando le cose non funzionano, le colpe sono in due, ambo i lati. Quindi adesso, ragazzi, state all'occhio e dimostratemi almeno sta Coppa Italia, soprattutto prima ancora, prima la Coppa Italia voglio vincere, poi arrivare nelle prime quattro, che deve essere la base, cioè arrivare nelle prime quattro deve essere la normalità assoluta, anche se non lo è stata negli ultimi 8 anni. Quindi tu mi dirai, ma negli ultimi 8 anni non lo è stata, va bene, cioè, giusto, hai detto una cosa giusta, quindi la devi raggiungere, ma non è un obiettivo, è la base, è il punto di partenza, il punto proprio di partenza, quello là, non l'obiettivo. L'obiettivo è vincere, ricordatelo sempre. Va bene ragazzi, vado a fare l'asta, vediamo se riesco a prendere almeno Paquetà, quello sapete che lo voglio, quindi lo prenderò, vediamo. E niente, ci vediamo, ci sleva da Svidania, fate i bravi, a domani, ciao belli.